cimitero di Roma, il cimitero. Precisamente mi trovo nel cimitero Laurentino. Buonasera a voi, utenti di YouTube. Oggi voglio affrontare con voi l'argomento cimitero. Ecco, cimitero, il luogo della pace, il luogo dove veramente si respira una pace, una tranquillità immensa, una pace straordinaria. Ecco, questo è il cimitero, un luogo di pace pura, di pace totale, di pace elevata. Oggi mi trovo qui in compagnia di un amico che è andato a portare dei fiori alla sua, o meglio, a curare la lapide della persona che purtroppo non c'è più. Non vi sto a dire se si tratta di un amico, di un'amica, di un padre, di una madre, di uno zio, di una cugina, di una nonna, di un nonno, ma vi faccio sapere che c'è stato questo. Chiamiamolo, c'è stata questa necessità oggi di venire qua. E io sono venuto a trovare insieme a lui la persona estinta in sua compagnia. E in tutte queste lapidi che trovo, in tutte queste inumazioni di questo cimitero, il cimitero Laurentino, ubicato a Roma ovviamente, ricordo a tutti che qui è stato anche inumato o tumulato il grande Riccardo Schicchi, personaggio di fama nazionale, io quindi diciamo che ritrovo in questo luogo, il luogo della, chiamiamola, pace, della pace interiore, della pace suprema. Ecco, i morti non parlano. C'è un detto che è questo, io l'ho sempre saputo, un detto che mi riporta in quello che è effettivamente il nostro futuro, il nostro destino, ossia, ripeto, la frase: i morti non parlano. Io sono qui oggi, c'è una pace, una tranquillità, ci sono migliaia di persone morte, migliaia di persone decedute e, ripeto, la pace che trionfa. Ecco, alla fine che faremo è questa, tutti noi, quindi siamo pronti al destino che faremo. Saluto oggi, che è stato ascolta, ma cosa succede in queste lapidi che vedo qua? Queste inumazioni, la barra sta sotto, viene messa sotto a 4 metri e viene adibita una lastra di marmo. Vedete, eccola qua. Voi pensate che cosa passeremo tutti noi esseri umani? Cioè, voi pensate che cosa è la vita? Ecco, il senso di vita. La morte che diventando morti spariamo, non siamo più nulla, quindi non sentiamo più dolore, non sentiamo più ansia, non sentiamo più paura, quindi siamo morti, punto. Questo è il bello, no? Quindi la morte è, tra virgolette, anche de facto la liberazione. Ed è questo quello che voglio dire in questo video di oggi. Quindi cimitero è un luogo di pace, di tranquillità, ma anche di stessa come forma di liberazione. E un mio fan scelse proprio tempo fa, era il gennaio del 2021, di uccidersi, di farla fine per sempre, gettandosi dal suo appartamento e non dico altro. Ecco, forse quella persona, quel fan, cercava la libertà, la liberazione. E adesso possiamo dire che l'ha trovata. Grazie a tutti, non posso fare altro, uscitore dai video, guidare tutto, iscrivetevi al canale, vi raccomando, riflettiamo, il destino è quello di stare sottoterra a 4 metri o essere per l'appunto tumulato. Ciao, al prossimo video.